Buonasera, come ogni sera oramai ci rincontriamo perché ho questa necessità di comunicarvi quello che accade appunto nelle singole giornate. Questa vicenda coronavirus, sta segnando tutte le nostre vite e effettivamente, è faticosissimo per ognuno di noi affrontare queste giornate in una situazione veramente senza precedenti. Oggi non abbiamo ancora notizie dal Dipartimento perché non sono riuscito ancora a mettermi in contatto, quindi non abbiamo novità sostanziali che riguardano la nostra città, ma ci sono novità veramente sconfortanti perché il numero dei positivi cresce in maniera importantissima nel paese, intendo ovviamente Italia come Italia, Paese Italia. E nulla lascia presagire nel breve periodo a scenari confortanti, insomma, diciamocelo con franchezza, perché questa franchezza serve per affrontare bene questa fase che stiamo vivendo. Oggi sono decedute 350 persone in un solo giorno in Italia, quindi la situazione è molto 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 seria. Ribadisco, qui non abbiamo numeri certi, ma abbiamo la sensazione che a breve avremo qualche altro caso in tutta la Puglia e quindi anche nella nostra città. Lo sappiamo già, insomma, che a breve avremo altri positivi, per cui il coronavirus è arrivato anche da noi. Allora, a maggior ragione, dobbiamo seguire le regole. Oggi è stata una giornata importante perché ci è stato comunicato dal Presidente della Regione che verrà riaperto, alla luce anche di questa emergenza, il nostro ospedale, il San Camillo dell'Ellis, che sarà dedicato, io dico per fortuna, anche alle post-acuzie, cioè alla fase, diciamo, della riabilitazione di chi avrà avuto il Covid-19, insomma, ecco, una cosa importante, quindi svolgerà una funzione molto importante. Oggi ho fatto una chiacchierata al telefono col direttore generale per chiedergli un po' la situazione generale della provincia. Lui mi ha detto che in provincia di Brindisi abbiamo 40 ventilatori e non 16, come si è detto tante volte. 16 stavano allocate all'interno del Perrino, o meglio, i reparti della via intensiva e della rianimazione contavano questo numero di posti, ma poi anche lì ci sono altri ventilatori, ad esempio altri ospedali hanno i ventilatori. Mesagne stessa ha due ventilatori che al momento dell'occorrenza verranno spostati presso strutture dove dovranno curare gli acuti. Da noi invece ci saranno appunto i post-acuti, cioè quelli che praticamente dopo la malattia devono fare una riabilitazione, perché spesso si tratta di persone anziane, quindi devono fare la riabilitazione respiratoria, ma anche la riabilitazione fisica. Insomma, una notizia buona in tante notizie brutte che diciamo arrivano è quella della riapertura dell'ospedale. Ovviamente l'auspicio è che quei posti non vengano mai occupati, vorrà dire che abbiamo rispettato le regole e che la gente non si è ammalata. Attenzione, perché avere i posti letto non significa poi garantire l'esito del decorso della malattia, che abbiamo capito è imprevedibile. Oggi è stata un'altra giornata importante perché finalmente sono riuscito a incontrare anche i consiglieri di opposizione. Avevamo provato diverse volte a fare gli incontri collegiali, ma poi ci siamo resi conto che non era possibile, quindi ci siamo incontrati in un gruppo molto ristretto e quindi io ho chiesto alle opposizioni di mandare soltanto i capigruppo e quindi poi ho invitato anche il parlamentare e il consigliere regionale oltre che il presidente del consiglio. Quindi abbiamo fatto questa riunione nell'aula consiliare con il consigliere Rosana Saracino, con Pompeo Molfetta, con Carlo Ferraro, con Carmine Di Mastro Donato, con il consigliere regionale Mauro Vizzino, con l'onorevole Gianluca Resta e con il presidente del consiglio Omar Turi. Abbiamo fatto una chiacchierata di oltre un'ora e alla fine ci siamo intesi. Ci siamo intesi e sono veramente felice e ringrazio tutti i consiglieri che hanno veramente portato proposte interessanti. Io ho detto a loro: guardate che qui non ci sono differenze di colori, qui dobbiamo salvare i nostri concittadini, insomma, dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri concittadini. E su questo terreno alla fine ci siamo ritrovati tutti. E quindi io sono veramente molto grato a tutti i consiglieri di opposizione, al consigliere regionale, al parlamentare, a tutti quanti, insomma, perché alla fine abbiamo convenuto che la strategia della severità, che è quella che dobbiamo attuare necessariamente
in questa fase non può essere, diciamo, rivista in nessun caso. Abbiamo spiegato a tutti cosa bisogna fare. Qui non possiamo più permetterci il lusso, ovviamente, ovviamente, di vedere gente in giro senza alcuna motivazione. Non è più tollerabile, badate bene, vi beccate una denuncia, perché quella che chiamano multa non è una multa, cioè è un'ammenda di 206 euro, ma c'è una denuncia penale che vi ritroverete poi dopo, quando finisce questa vicenda. Perché lo Stato è arrivato a ragionare in questi termini e perché noi la applicheremo in maniera puntuale ormai questa norma e con severità assoluta? Perché tantissime persone, io dico il 95% dei mesagnesi sta facendo sacrifici enormi, enormi da tutti i punti di vista, da tutti i punti di vista, per rispettare in maniera rigorosa questa regola, anzi io direi il 99%, ok? Questo 99% non può essere ovviamente vanificato dall'1% che non ha intenzione di rispettare questa regola. E quindi ormai, insomma, non c'è più nulla da dire, saremo severissimi e già oggi, i vigili urbani hanno denunciato diverse persone, ma sarà un crescendo, sappiatelo. Ribadisco, questa severità è determinata dal fatto che una piccola percentuale di persone non può vanificare il lavoro che stiamo facendo in tanti con sacrifici enormi che costano moltissimo per alcune persone. Per cui ribadisco la nostra totale convergenza, abbiamo parlato di sviluppo, di futuro, di sostegno, ci siamo ritrovati su tutto e veramente mi sento ancora più forte oggi dopo che anche i consiglieri di opposizione e gli altri rappresentanti delle istituzioni hanno dato la loro assoluta disponibilità a continuare a stare insieme in questa battaglia. Ci sarà tempo per dividerci, adesso siamo tutti insieme perché dobbiamo salvare la salute dei nostri concittadini. Abbiamo una serie di iniziative da portare sul territorio, da oggi è attivo il servizio gratuito di supporto psicologico per persone che hanno difficoltà, voglio ringraziare i professionisti che si sono messi a disposizione perché lo fanno gratuitamente. Ribadisco, abbiamo già dato pubblicità di questa iniziativa, potete trovare tutto sui siti e sui blog dei giornali locali. E quindi, ripeto, potete chiamare questi numeri e avrete supporto psicologico. Oggi, tra le altre cose, ho fatto un'altra cosa che ho ritenuto necessaria, ho intimato agli enti concessionari e gestori di pubblici servizi di non permettersi di interrompere erogazione di servizi essenziali. Neanche in caso di morosità. Non è questo il periodo in cui si può tagliare l'acqua, la luce, il gas a qualcuno, anche se non ha pagato. Poi successivamente ne riparliamo, non ora, siccome è accaduto che ieri hanno tagliato l'acqua a una persona, io ora ho ripreso un'ordinanza già fatta e ho spiegato bene agli enti concessori che in questo periodo non si tagliano le utenze alle persone, non è il momento. Va bene? Ne riparliamo dopo. Altra iniziativa che ho voluto assumere attraverso un'ordinanza ho fatto prevedere, insomma, la sanificazione di punti vendita di generi alimentari, bancomat e distributori automatici dove spesso, insomma, si vanno a fare commissioni, no? La gente va al bancomat per prendere i soldi, il bancomat deve essere sanificato sempre. Un'altra notizia importante, ritengo, proprio in virtù della necessità di rafforzare il servizio di controllo del territorio, noi da mercoledì mattina avremo altri 6 vigili urbani che saranno dedicati proprio a questo compito. Non sono neanche di mesagne e quindi sarà ancora più semplice rilevare multe e quindi denunce penali a tutti coloro che non rispetteranno le regole. Io, guardate, sono uno che normalmente, diciamo, molto lontano da atteggiamenti di questa natura, ma in questo caso, una collettività responsabile e capace che sta veramente dimostrando una capacità di sacrificarsi importantissima, questi sacrifici non possono essere vanificati perché c'è qualche, diciamo, idiota che non ha capito come funziona. Va bene? Buona serata a tutti.